Mobilgam Arredamenti. A Montenero di Bisaccia, in contrada Fosso Melanico, di fronte allo stadio. Grande esposizione con mobili moderni e classici. Lavorazioni su misura in falegnameria. Progettiamo ed arrediamo gli interni delle più belle case del mondo. I nostri showroom sono in Italia, in Germania, negli Stati Uniti. Benvenuti e benvenuti ai tre rappresentanti dei gruppi di minoranza del Comune di San Salvo. Gabriele Marchese al mio fianco rappresenta San Salvo Democratica, Nicola Sannino è il capogruppo del Centro Democratico e Arnaldo Mariotti rappresenta il Partito Democratico. Siamo con loro perché venerdì 20 settembre c'è stato un consiglio comunale nel quale sono stati assenti sempre per tutta la durata del consiglio, per i primi punti, due consiglieri di maggioranza, cioè Rino Maiale e Fabio Raspa. Ad un certo punto però si è assentato anche il presidente del consiglio comunale e lì è successo qualcosa di cui questi nostri ospiti vogliono parlarci, perché su un punto determinato, cioè su un punto determinante, diciamo, relativo a una questione di contrada stazione, il presidente del consiglio comunale, che era stato presente, aveva presieduto l'assise, è uscito dall'aula, evidentemente non poteva votare. In quel momento sono usciti anche i rappresentanti della minoranza e quindi i presenti in aula sono diventati 8. Per cui, secondo, ma questo adesso ve lo diranno loro, secondo le minoranze questo atto sarebbe nullo e da rideliberare. Chi di voi, diciamo, parla? Gabriele Marchese. Grazie, buongiorno a tutti. Ma io dal Consiglio Comunale di ieri sera colgo due dati sostanzialmente. Il primo è un dato politico. E il dato politico è che questa maggioranza comincia a ad avere i primi problemi di coesione, di tenuta della stessa maggioranza, perché ieri abbiamo assistito a delle cose assurde sostanzialmente. Un presidente di una commissione che annuncia le proprie dimissioni e se ne è discusso a più non posso sugli organi di informazione nei giorni passati, nel luogo deputato che era il Consiglio Comunale dove si doveva discutere questa cosa, il consigliere stesso annuncia il ritiro delle dimissioni senza dire perché si è dimesso. Io l'ho definito una cosa ridicola, lo ribadisco, è ridicolo che uno annuncia il ritiro delle dimissioni e poi non spiega perché si è dimesso. Dopo questo atto il consigliere va via e quindi vuol dire che dei problemi all'interno della stessa maggioranza permangono, perché il consigliere poi era sotto in piazza e non era in consiglio comunale. Quindi questo sostanzialmente dimostra che c'è un disagio all'interno della maggioranza. Mi auguro che possa essere una cosa passeggera, che rientri, nel senso che la maggioranza possa governare e risolvere i problemi della città, perché fino ad oggi non abbiamo visto niente di concreto, i problemi di San Salvo permangono, tutti interi si aggravano e hanno già cominciato a litigare per le poltrone e quindi non è un bene per la città. La seconda questione, che è un dato, diciamo così, di carattere legale e mi preoccupa ancora di più, e sono le cose che accennavi tu sostanzialmente, al punto 9, dove il Presidente del Consiglio si è dovuto assentare su una lottizzazione che riguarda il Consorzio di Bonifica di Termoli perché è interessato direttamente, allora la maggioranza è rimasta con 8 consiglieri. Noi come minoranza, vedendo che la maggioranza non aveva il numero legale, non gli facciamo regale, non gli facciamo sconti. Anche perché loro l'hanno fatto tante volte quando eri sindaco. Hanno vissuto di questo durante il mio mandato, cioè facendo trabocchette e facendo cadere il numero legale. Quindi naturalmente chi di spada ferisce, sostanzialmente di spada ferisce. Noi siamo usciti e quindi, siccome erano presenti in 8, la legge dice che in prima convocazione ci vogliono minimo 9 consiglieri, a nostro giudizio è venuto meno il numero legale. La cosa grave è che la maggioranza è andata avanti,
in sfregio alla legge, alle regole che determinano lo svolgimento del Consiglio Comunale, al testo unico, al regolamento, allo statuto comunale, quant'altro è lo stesso segretario comunale che è il legale dell'ente, questa è la cosa preoccupante, non si è degnato di sospendere il Consiglio Comunale. Questo è un fatto grave e noi nei prossimi giorni faremo tutte le istanze necessarie come opposizione nei confronti delle autorità competenti affinché quei punti non siano validi e venga riconvocato il Consiglio per approvare eventualmente quei punti. Va bene, Sannino. Grazie, buongiorno. Ma io purtroppo per motivi di salute sono dovuto scappare un po' prima del nono punto, poi sono stato avvisato e sono ritornato e mi sono incontrato con i colleghi dell'opposizione. Cioè io faccio... sapendo come si sono svolti i fatti, l'articolo 25 del numero legale, il primo rigo parla chiaro: il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati. Il numero dei consiglieri assegnati, siamo 17, è 8 più 1 per avere la maggioranza. Qualsiasi delibera si fa sotto il numero di 9 consiglieri in aula non è vero. Questo è il regolamento. Mi dispiace attaccare il segretario comunale, perché il segretario comunale, stando ai fatti, doveva lui, da segretario competente di legge, richiedere, una volta visto che è uscita tutta la minoranza, sapendo che già due consiglieri ha assistito a tutto il Consiglio Comunale con due consiglieri e l'ho visto attento a contare tutte le volte che si votava, per essere preciso sui numeri, quando ha visto che tutte le minoranze sono uscite, era automatico che uscendo anche il Presidente del Consiglio si stava sotto di numero, era 8. La maggioranza ha votato ugualmente quel punto, che secondo me è contro legge. Posso capire la buona fede di qualche consigliere, che diciamo la verità ci sono consiglieri nuovi, ma ci sta anche gente capace, che è consigliere regionale, che è consigliere provinciale, dovevano fare un po' di attenzione. Questa attenzione, maggiormente, secondo il mio punto di vista, gliela doveva dare il segretario comunale, che è un ente istituzionale che deve, diciamo, è come si dice, deve sovrintendere il Consiglio Comunale, dare un aiuto al Presidente del Consiglio o al Vicepresidente, visto che il Presidente è uscito, perché io in questo caso metto dentro anche il vicepresidente del Consiglio Comunale, che è un'esperta secondo me. Vabbè, allora esperta. Diciamo, in quel momento, essendo uscito Spadano, la seduta era presieduta dal vicepresidente Neoletta, lo sappiamo benissimo, di consigliere di prima nomina. Di sì. Prima nomina. E lì ci può essere un po' di sbavatura, un po' di negligenza, però c'erano consiglieri regionali, provinciali, potevano stare attenti a questa situazione, perché quella è una delibera che secondo me va bocciata, cioè non può essere questa valida, se la rendono valida se piglieremo le nostre precauzioni. Va bene, onorevole Mario. Sì, come è stato detto, si pongono due problemi. Il problema principale per cui noi, insomma, tutti insieme come minoranza stiamo ponendo il problema, è quello della legittimità istituzionale, perché in Consiglio Comunale ci può essere lo scontro in qualsiasi, anche un po' duro, tra maggioranza e minoranza. Quello però che non si può stravolgere le regole. E devo dire che questo Consiglio Comunale mi infastidisce molto nel parteciparvi per come viene gestito e per come si applica il regolamento. Non mi pare che ci sia né quell'elasticità che è consigliabile quando si gestisce un'assemblea elettiva, e soprattutto usare con furbizia il regolamento per sopperire alle difficoltà e alle fibrillazioni della maggioranza, questo non è tollerabile. Ieri sera però si è toccato il fondo, si è oltrepassato ogni limite, perché diceva il collega Sannino, prima il collega Gabriele Marchese, che la legge, la 267, il testo unico, lo statuto che ne deriva e il regolamento del Consiglio Comunale stabilisce con estrema chiarezza che in prima convocazione, per deliberare efficacemente, occorre la metà più uno di presenti.
Punto. Quindi la metà più uno è nove consiglieri. Ora, erano in otto senza la minoranza. La minoranza fa il suo lavoro, si è alzata e se ne va. Ora, è chiaro che lì il presidente doveva dichiarare deserta la seduta, o meglio, come dice il regolamento, doveva prendere atto che non c'era il numero legale, sospendere la seduta, riconvocarla dopo 10 minuti, un quarto d'ora, rifare l'appello, se c'era il numero si andava avanti e se no ci si fermava. Ora, qui io do la buona fede del presidente, che era giovane e inesperta, la vicepresidente, si è trovato un po' impappinato, ma lì però subentra chi ha più esperienza, a cominciare dal sindaco, che non è nuovo e che è il primo interessato a che le delibere siano legali, che siano legittimamente approvate, il segretario, che è il garante della seduta, il verbalizzante. Ora io su questo punto dico questo, poi credo che faremo un'azione di questo tipo. Noi chiederemo al segretario comunale, che è molto preciso, che il segretario comunale, quando si vota normalmente, tutte le votazioni, scriva i nomi, cioè, di una pignoleria, scrive i nomi di chi si astiene, i nomi di chi vota a favore e i nomi di chi vota contrario. Lo scrive in delibero o lo annota? Lo annota e poi lo mette in delibero. Ora, quindi anche su questa delibera scriverà che erano in ora, a votare. Io mi aspetto che quando il segretario va a scrivere la delibera, prima di firmarlo, controlla che sono otto, come effettivamente erano, i presenti. E a quel momento dice: abbiamo sbagliato. E quindi queste due delibere non esistono. E li riportano la volta. Poi per un problema maggiorato. Se però qualcuno pensasse di fare la furbata, di scrivere la delibera approvata all'unanimità. Ma all'unanimità di otto, non è però, mica di. Guarda, io dico attenzione a rilevare che erano otto presenti in aula. Certo. Dopodiché tutte e otto votano allo stesso modo. Però sono sempre, se invece non si rileva il numero 8 e si dice solo che è stata approvata l'unanimità, è chiaro che è un imbroglio. Però noi faremo in modo che questi imbrogli. Hanno parlato di legalità, insomma, credi che queste forzature non le faranno. Guarda, è grave già per quello che è successo, è molto grave, perché una maggioranza, un'amministrazione che non prende atto di non avere il numero legale, che non è mica una colpa grave, insomma, no, ci sono problemi, ci sono assenti, alcuni assenti sono giustificati, altri sono politici, un altro aveva interesse nella deliberazione, il punto invece politico, questo sul piano legale credo che lo risolviamo così. Il punto politico che resta, che è una chicca, insomma, cioè sulle dimissioni di Fabio Raspa nessuno di noi aveva detto che era un problema politico, nessuno, anche tutti i documenti, i comunicati fatti, insomma, nessuno ha detto c'è un problema politico nella maggioranza, forse c'è qualche malumore, forse, cioè, nessuno si è esposto. Chi è che ha parlato di problema politico? È Fabio Raspa nella smentita, cioè la pezza è diventata peggio dello strappato. Se mi permette, l'avevo scritto io, ma perché me l'aveva detto lui? Io già il 2 settembre avevo scritto che le motivazioni erano politiche. Sì. Perché quando lui mi telefonò per dirmi, guarda che ho protocollato le mie dimissioni, perché è successo qualcosa, e lui mi ha detto no, per dissensi con l'altro. Quindi l'ho scritto e lui non l'ha smentito. Però voi non l'avete detto, con tutto il rispetto, con tutto il rispetto per il giornalista, con tutto il rispetto per il giornalista e per la stampa, io sto agli atti ufficiali. Allora, fin quando non c'era una dichiarazione ufficiale, formale, depositata in consiglio comunale, noi potevamo interpretare. Lui invece ha scritto. Dici, io non mi sono dimesso per problemi personali o familiari. E su sta cosa di familiari, io che un po' di palizia ce la voglio mettere, a chi si riferiva? La delibera numero 8? Quello dove è mancato il numero legale? La numero 9? Non lo so, perché lì sono interessi familiari, per cui un consigliere si è dovuto assentare. Insomma. Dopodiché io mi sono dimesso per problemi politici.
Ora, questi problemi politici come sono rientrati? Sono rientrati formalmente, nel senso che lui ha detto ritiro le dimissioni, però poi se n'è andato, non ha partecipato al Consiglio, quindi vuol dire che tutti i problemi politici che ci dovrà spiegare il collega Raspa sono tutti lì appesi e la maggioranza prima o poi dovrà scioglierli. Va bene, dobbiamo fare un altro giro, vuoi dire qualche altra cosa? Allora si prego. Ma io voglio riprendere un aspetto che sottolineava Mariotti. C'è un clima che dentro al Consiglio Comunale a me non piace sostanzialmente. Ieri sera in più occasioni il Presidente del Consiglio mi ha impedito di parlare. Allora, io ho una caratteristica, dico quello che penso, non lo mando a dirlo, dico davanti. Può anche non piacere le cose che dico, però gestire il Consiglio Comunale come gestito dal Presidente del Consiglio Eugenio Spadano non va bene. Non va bene perché ai consiglieri va data la possibilità di parlare. A me ieri sera sul punto che riguarda il comando dei vigili urbani, tutta la vicenda dei vigili urbani, è stato impedito di parlare. Io ho detto che lo dirò pubblicamente quello che penso e lo stesso sindaco non può adottare due pesi e due misure rispetto a quella vicenda, nel senso che attacca quelli che c'erano prima sostanzialmente, che hanno avuto il coraggio di scegliere, di cambiare e di innovare, e lei da un anno e mezzo che fa il sindaco è ferma e ieri sera tra l'altro ha detto una cosa grave e preoccupante, che per lei il comandante dei vigili urbani è Benedetto il sindaco. Allora, lei ha un altro compito. Allora, la magistratura deve fare il suo dovere, deve fare il suo corso e noi non vogliamo entrare nel merito del lavoro che sta facendo la magistratura. Lei però ha un compito, cioè quello di dare una testa in maniera definitiva al comando dei vigili urbani, quindi un comandante, non nominare due mesi o tre mesi per tre mesi e riorganizzare il corpo. Questo è quello che deve fare un sindaco, perché nei mesi passati è successo, nel periodo estivo è successo una cosa grave dentro al comando dei vigili urbani. Ci sono dei vigili urbani che si sono rifiutati di fare il turno di notte, cioè è il sindaco, questa cosa l'ha tenuta nascosta sostanzialmente, non è intervenuto. Questo è un fatto grave che sostanzialmente a mio giudizio delegittima il sindaco, perché non gli dà autorità, e delegittima lo stesso comandante dei vigili urbani. Una cosa di una gravità inaudita, che al comune di San Salvo non è mai successa una cosa del genere. Quindi ci torneremo su queste questioni e diremo la nostra. Allora, Sannino, avete parlato del Consiglio Comunale di ieri, diciamo, da un punto di vista regolamentare. Lui ha accennato ai vigili urbani. Vediamo gli altri punti che pure sono stati molto discussi. C'è stata la questione del sociale, c'è stata la questione del teatro. Sì, poi, sul sociale sono stato chiaro ieri. Cioè, il discorso dell'assessore Travaglini. Il sociale sembra che a San Salvo il centrodestra lo stia facendo con faville, cioè praticamente il centrosinistra non ha fatto niente. Ma questo è sbagliatissimo, perché io ho fatto l'assessore col centrosinistra e posso dire che se San Salvo è uno dei migliori paesi invidiati da tutta la provincia di Chieri è grazie ai 20 anni del centrosinistra di San Salvo. Diciamo la preghiera, lui ha fatto una preghiera l'assessore Travaglini ieri, la relazione che ha fatto sembrava una preghiera più che una relazione. Secondo il mio punto di vista sembra che loro nel giro di 6 mesi, 8 mesi hanno cambiato i servizi sociali, le politiche sociali secondo il mio punto di vista, partendo proprio dai presupposti delle dimissioni del consigliere Fabio Raspa, significa lì non comanda né il sindaco e né l'assessore e né il presidente del consiglio, il presidente della commissione, la comanda qualcun altro, le politiche sociali. Ma penso che questo sia capito. Queste sono le mie ultime parole che vorrei dire al sindaco e ai componenti del centro-destra. Grazie. Non lo so, vabbè. Torneremo. Quindi, sociali, vigili, ci stavano poi altri argomenti, teatro. Allora, vigili, legalità, disagio sociale è tutta la stessa cosa. O comunque va incorporato in tutta una materia. La cosa strana è che tutti, a cominciare dal sindaco, il vice sindaco, il consigliere di maggioranza, oltre a noi della minoranza, ci si lamenta che a San Salvo il disordine aumenta.
cioè, non si rispetta il codice della strada, i ragazzi non portano il casco, vanno in due sopra la moto, si parcheggia in modo disordinato, si viaggia controsenso, cioè c'è un, diciamo, si buttano, questo è stato proprio detto, c'è stato un appello forte di Argirò, si buttano infatti il vice sindaco ha fatto un appello, il fatto che si sporca, ma in modo non che si butta solo, e alcune cose si fanno apposta, no? Come quello di sfregiare le pareti, nel senso di scrivere delle cose sui muri, insomma, c'è un malcostume che aumenta. Ora, questo io credo che, almeno questa è la nostra visione, insomma, anche nel modo di amministrare, è un disagio sociale che va capito e corretto. Quindi il sociale non è solo l'assistenza, non è solo il pagamento della bolletta, il sociale è questo. E si sposa con la legalità. Ora, la legalità, certo che c'è la repressione, quindi i carabinieri, i vigili, la polizia, ma la legalità è quella che è la cultura della legalità. Ecco perché noi diamo molta importanza, io do molta importanza al problema di rispetto del regolamento consiglio comunale. Se non perché, rispettate voi se il consiglio comunale non rispetta le regole, è chiaro che tutti si sentono in libera uscita. Quindi questi sono i temi veri, che tra l'altro sono i temi della campagna elettorale, ma a prescindere dalla campagna elettorale sono i temi, i problemi da affrontare in questa città. Abbiamo discusso anche del problema del parroco, cioè ci sono tanti episodi messi insieme, il degrado della villa comunale, cioè ci sono una serie di fenomeni che vanno corretti. Non può essere, diciamo, classificato bullismo solo, non è così, perché quando il bullismo poi diventa imperante è qualcos'altro. Quindi il sociale, il rispetto alla legalità e, diciamo, il corpo della polizia urbana è una cosa molto importante. Vabbè, grazie ai tre rappresentanti delle minoranze, ovviamente siamo a disposizione anche eventualmente dei rappresentanti della maggioranza, se volessero replicare e se poi volessero confrontarsi come abbiamo fatto in campagna magari maggioranza minoranza, noi saremmo lieti di ospitarli, ma chissà. Va bene.